e ben ritrovati a unlibrounpodcast.la per il nostro imperdibile appuntamento settimanale. Oggi conosceremo il libro di Matteo Edoardo Paoloni, Il fornicaio, una raccolta di racconti concepita in un momento difficile dell'esistenza dell'autore. Per questo i racconti potrebbero risultare esemplificativi o nazional popolari, magari, chissà, anche anarchici da un punto di vista meramente formale. Alcuni di essi hanno un'attitudine punk e altri hanno per cornice della storia una noiosa musica leggera. Le trame nascono proprio così, come vengono presentate. Dietro c'è solo la voglia quasi elementare di dare voce a un mondo che di per sé è quasi irraccontabile. Il libro ha come la necessità di comunicare qualcosa, pur sapendo che certamente verrà travisato. I personaggi di queste pagine sono persone e forse non hanno niente di speciale. Per questo però sono degni di far parte di questo libercolo, di questo progetto, di questo immaginario un po' ridicolo, ma altrettanto straordinario. Ma chi è l'autore? Matteo Paoloni nasce a Tarquinia nel 1986. Le foto mostrano un bebè obeso e pieno di capelli, circondato da persone ricce e cotonate con le spalline. La prima cosa che legge ad alta voce è l'insegna di una banca, senza aver dato segnali di saperlo fare fino a quel momento. Da lì alla laurea in lingue e letterature straniere è un attimo, cioè una venticinquina d'anni. Lettore vorace fin dall'insegna della banca, la scrittura si inserisce nella sua vita a seguito del suo incontro fortuito con il giovane Holden di Salinger. Ai tempi era un adolescente timido, spaventato dalle ragazze e con l'acne. Da allora non ha più smesso di scrivere. L'acne se n'è andata. Da una decade a questa parte ormai risiede a Madrid, dove ha lavorato come traduttore, professore, impiegato, copywriter e promotore culturale. La sua passione più grande sono i gatti, anzi, una sola. E ora entreremo nel vivo del libro con un primo medley di letture narrate dalla mia voce e da quella di Domizia Moramarco. Seguirà una lettura di Mauro Crosetti, la recensione al libro curata da Domizia Moramarco per il blog Mi Libro in Volo. Un altro medley composto da due narrazioni, una mia e una di Roberto Portinari, concluderà l'episodio l'intervista all'autore curata dalla sensibilità di Roberto Portinari, che ci farà conoscere meglio l'alter ego di Matteo. I brani musicali e tutti gli effetti speciali sono composti e suonati dall'eclettico Francesco Landi, artista a 360 gradi. Le edizioni e il suo staff di Un Libro e un Podcast appunto là vi salutano e vi ricordano l'appuntamento per domenica prossima. Buon ascolto, ciao! Leggere il giornale al bar, passeggiare con le mani dietro la schiena come i vecchi, revolver dei Beatles, la tortilla spagnola, le manifestazioni antifasciste, le persone con la tessera di partito mi stanno sul cazzo, pisciare prima di dormire e subito dopo essermi lavato i denti, il quartiere di notte, i lividi sul corpo, Pier Vittorio Tondelli, i cimiteri, la mia gatta, la mia compagna, cedere il posto sulla metro, non essere d'accordo, disobbedire, abbassare la testa, ascoltare, sopravvivere. Sensazione. Sono anni che ce l'ha. Questa sensazione non lo abbandona mai. È una sensazione di vuoto, ma non un vuoto metafisico, esistenziale,
La sua sensazione è di vuoto materiale, chimico, come se al suo corpo mancassero degli enzimi, come se nel suo sangue ci fossero solo globuli bianchi. Marco ha tentato di spiegare a tutti questa sua sensazione, ma nessuno l'ha mai capita, finché non ha conosciuto Anna. Con Anna non c'è stato bisogno di mettersi a spiegare un bel niente. Anna ha capito subito, al volo, perché lei ha la stessa sensazione. Simonetta, torna in te. Respira. Tu le cose le vedi troppo da vicino e ti appaiono giganti. Ma la città, se la guardi dall'alto, è solo un viavai di formiche. Dammi retta, provaci a guardarle dall'alto. La prospettiva in certi casi può salvarti la vita. E poi vedrai che sollievo. Tu lassù, loro qua giù. Vanno avanti e indietro. Entrano negli uffici e nelle camere da letto. Producono, accumulano, si accoppiano, poco e male, ma ambiscono quasi solo a quello. Non pensare a te come a una di loro, Simonetta. Guardale, semplicemente, osservale. La città dall'alto è solo un formicaio, di formiche che formicano, di formiche che fornicano. La città è un formicaio, noi siamo formiche, guardaci. Let's Have a Party, Wanda Jackson. Marisa era una tipa alta e talentuosa. Una volta fece a botte con una zischin e gli ruppe 3 costole. Lei aveva cicatrici un po' dappertutto, che esibiva come fossero tatuaggi. La sua diva di riferimento era Wanda Jackson. Andava in giro per locali con una Gibson e quando cantava tutti rimanevano in silenzio. Marisa era una tipa alta e talentuosa, ma questo è già stato detto. Da giovane si chiamava Bruno e sulla tomba in effetti c'è scritto proprio Bruno, non Marisa, perché suo padre che l'ha seppellita non ci ha mai creduto a quella stronzata di Marisa. Suo padre, semmai, ha sempre creduto in Gesù Cristo. Un'ora dopo l'esplosione del reattore numero 4. 13 mesi più tardi pronunciò la sua prima parola. Sua madre, una donna vanitosa, disse a tutti che quella sua prima parola era stata ma. Ma c'era un video che la smentiva. Le 2 sillabe erano chiarissime. Na-la. Nala era la cagnolina di famiglia. Una di quelle barboncine pettinate come se fossero una decorazione natalizia. E proprio il giorno di Natale di 5 anni più tardi,
per una spiacevole coincidenza, Nala se ne andò al paradiso dei barboncini. Era stata una cagnetta strana, ma in fin dei conti gioviale. Lui ci rimase così male che non spiccicò una parola per 4 mesi, finché i suoi genitori, preoccupati dal suo mutismo, non gli regalarono un altro barboncino. Allora lui riprese subito a parlare. «Non ci provare nemmeno, non sarai mai come Nala», gli disse con franchezza. A 16 anni formò una band di musica rock. Il nome della band era Disastro Nucleare. I Disastro Nucleare incisero solo una canzone, Pioggia di Radon. Era tremenda, oscena, insentibile. Per fortuna, si sciolsero subito dopo. L'umorismo è il più eminente meccanismo di difesa. Sigmund Freud. Irriverenti, sarcastici e inclementi, i racconti della raccolta Il Fornicaio di Matteo Edoardo Paoloni, pubblicato nel 2020 per Letteratura Alternativa ed Edizioni, sono il ritratto fugace di una società contemporanea emotivamente alla deriva, incurante del malessere che affligge l'anima sempre più schiacciata da falsi miti, eteree chimere e inutili pretese. Tutto questo dietro un sorriso che amaramente il lettore abbozza di volta in volta, accumulando come formiche impazzite vorticose idee nella sua mente, nidi d'amore vuoti che si riempiono di pensieri e immagini morbose per provare il brivido di sensazioni ormai dimenticate, mancanze colmate con la ricerca di nuovo follower, una fame interiore saziata con acquisti compulsivi e tutorial inconcepibili, insolenza travestita da candida spiritualità, insensibile sfacciataggine dinanzi ai drammi umani. Tutto questo dietro uno stile ironico, disambiguo, una punteggiatura spesso arbitraria e attraverso l'uso frequente di antifrasi che tendono a invertire il disordine sotteso nella morale in un ordine che tiene in vita un teatrino umano dall'equilibrio instabile. L'autore diventa così la voce fuori campo, l'aedo che scandisce con la sua cetra il ritmo di vicende esistenziali spesso al limite dell'assurdo, mantenendo uno sguardo vigile sul pubblico, nella speranza di illuminare le loro menti. La goffa risata da clown si trasforma allora nel volto pallido e malinconico di un Pierrot infiacchito dal misero presente, dal quale fuggire, nel tentativo di un altrove misterioso che sappia riconsegnare il senso di un'esistenza ormai dimenticata. Le persone con impulsi suicidi sanno ascoltare musica,
così come sanno ascoltare le vibrazioni oscure della vita. A introdurre i racconti citazioni di scrittori, soprattutto quelle di Pasolini, nel richiamo nostalgico al mondo rurale contadino e alla profezia all'esito burrascoso della società di massa sulla cultura, nonché versi di canzoni, dal punk al pop, spie di un desiderio di risveglio. Un amo lanciato nel mare di pesci che prima o poi abboccheranno, forse, alla giusta lenza. In quarantena tutto è un casino. Trovare la roba è un casino. Andare dal pusher è un casino. I prezzi sono un casino. Le strade vuote sono un casino. L'astinenza è un casino. Mi stai ascoltando? Ti dicevo che è tutto un casino, un casino. Non mi ascolti mai, ti fai sempre i cazzi tuoi, egoista di merda, ti odio, muori. Da un cazzotto allo specchio e la sua immagine si frantuma in mille pezzetti di sé. Thank you.
Buongiorno Matteo, benvenuto a questo nuovo episodio del podcast di Letteratura Alternativa. Nel tuo libro così singolare e pungente, il lettore si trova di fronte a una mole variegatissima di citazioni letterarie e musicali. Spiegaci se la tua fantasia è ispirata da esse o se dopo aver creato trovi il collegamento cercando nel tuo bagaglio culturale. Ciao a tutti e grazie di cuore davvero per lo spazio, grazie a Letteratura Alternativa sia per avermi obbligato che per avermi concesso un podcast, e grazie anche a tutti coloro che in questo podcast ci stanno lavorando. Allora, con questo libro io volevo raccontare storie che parlassero dei nostri tempi, principalmente i tempi in cui viviamo, e quando mi sono posto il problema di come farlo ho pensato a una serie di scelte possibili. Una di quelle ovviamente era il romanzo, che però ho scartato a priori perché in un romanzo ci si affeziona ai personaggi, io in realtà cercavo proprio l'effetto contrario, ossia il distacco, la velocità, l'ironia, lo straniamento, ma pure una certa forma di cinismo, che poi sono tutte cose che secondo me determinano in qualche modo il nostro nuovo modo di stare al mondo nell'era digitale o nella contemporaneità, se proprio vogliamo dargli un altro nome. L'altra forma a cui ho pensato quindi erano i racconti, ma anche qui ci sono svariate modalità di scriverlo un racconto, e io tra tutte volevo quella che fosse proprio il meno letteraria possibile, la più scarnificata, violentata quasi. E infatti molto spesso ho soppresso di netto aggettivi, parole pompose, finali addirittura, ma ho tolto anche direttamente i racconti dalla raccolta, solo perché secondo me erano troppo forbiti per questa serie. Però ho anche soppresso virgole, virgolette, a capo, andando un po' contro a tutto quel formalismo che è ovvio, scontato nel momento in cui si scrive, e anche un po' contro certe logiche di un certo tipo di estetica. Però ciò che invece ho voluto fare appunto è stato invece seminare questo immaginario allucinato di citazioni di ogni genere. È proprio una scelta voluta fin dall'inizio, perché sono convinto fermamente che la citazione sia uno dei pilastri della cultura pop, e visto che ormai siamo bombardati costantemente da citazioni nelle reti sociali, nelle pubblicità, nel cinema, nelle serie, nel nostro modo di parlare, c'è sempre un rimando a qualcos'altro. E ecco, appunto, proprio per questo io volevo che il mio libro fosse, si potesse considerare un libro pop prima di tutto. Per cui rispondendo con più chiarezza alla tua domanda, sì, direi che la marea di citazioni che ho riversato nel libro è nata a priori come simbolo caratteristico di tutto il lavoro proprio. La patina apparente di lettura leggera di cui è rivestita quest'opera trae in profondo inganno un attento fruitore dei tuoi messaggi. Per esempio, ne ho trovato uno ricorrente, vestito ogni volta di abiti diversi ma sempre ben netto e definito: la morte. Raccontaci qualcosa in merito. Ti ringrazio davvero per questa domanda, perché per me è una piccola dimostrazione che il lavoro che ho fatto sul libro in qualche modo ha sortito un effetto. E infatti, come dici tu, la veste di lettura leggera per me era fondamentale per parlare di temi che però in realtà sono tutt'altro che leggeri. E ovviamente io non volevo né ammorbare né dare lezioni da intellettuale, quale tra l'altro non sono affatto. Però sì, sentivo comunque il bisogno di trattare certe tematiche, e per farlo ho scelto appunto questa via del linguaggio ironico, tagliente, cinico, semplice, che occhio non significa banale, secondo me la semplicità anzi è una cosa piuttosto complessa. E per cui, come dicevo, ho seminato il libro con queste tematiche. Di questioni sociali, di discriminazione, diritti delle minoranze, diritti delle donne, eccetera, sempre, come dicevo, con questo linguaggio. Però tu ne hai citato un altro di tema, che è la morte.
Ecco, effettivamente io volevo presente la morte nel libro, era un concetto che, del quale volevo parlare, e soprattutto perché io ho un rapporto con lei, con la morte, semplifichiamolo pure così, anche se poi ci si potrebbe fare un podcast solo su questo, è strano, un rapporto strano. Infatti sulla carta, e anche sulla carta di questo libro, effettivamente, e sul manuale editoriale al quale io mi ispiro, io sarei un seguace di Epicuro. Sì, Epicuro diceva che quando tu sei vivo la morte non c'è, e che quando c'è la morte non ci sei tu, per cui secondo lui non c'è niente da temere. E questo, per una persona ipocondriaca come me, è fantastico vivere da epicureo, però la realtà, la mia realtà perlomeno, è diversa. E io della morte ho paura, e anzi mi vedrei un po' più come Troisi in quella scena di Non ci resta che piangere, quando da sotto la finestra un tipo gli grida ricordati che devi morire, e lui dice che se lo segna. Ecco, io pure me lo sono segnato, ho segnato anche in questo libro, ne ho parlato, ho cercato di trattarla nella forma più leggera possibile, proprio per prenderla in giro, per smontarla, però pur sapendo che la morte nella vita è inevitabile. Per cui, grazie alla tua domanda, ho scoperto che in fondo Il Fornicaio, oltre a un libro di racconti strambi, è anche un memento mori. Sappiamo dalla tua biografia che sei un cittadino del mondo. Le tue pagine, però, e la cosa mi ha molto colpito, sprigionano un aroma di radice e di tradizione. Mi riferisco ai paragrafi così toccanti riservati ai nonni. Dove dobbiamo cercare il vero Matteo? Con questa domanda ti ringrazio per la disponibilità e in bocca al lupo per il tuo libro. Beh, allora, se qualcuno mi vuole cercare fisicamente, deve venire per forza in Spagna, perché è dove vivo da 10 anni ormai. Ma se invece ci spostiamo su una ricerca o su un piano un po' più emotivo, allora lì la questione si complica un po', perché ormai dopo tutti questi anni cercarmi di trovarmi in un punto preciso non è proprio semplice. E infatti le mie abitudini quotidiane o pratiche, ma anche in un certo senso sociali e politiche, io direi che sono spagnole, mentre su un piano intellettuale ma soprattutto anche letterario e artistico invece io rimango molto più legato all'Italia e all'italiano. E per questo ancora infatti non ho scritto niente in spagnolo, e per questo ambiento tutto quello che scrivo in Italia. Ma d'altronde, passando un terzo della mia vita lontano da casa, a me è successo quello che immagino succeda a chiunque faccia un'esperienza simile alla mia, ossia l'atto dell'idealizzazione. E così io le mie radici e le mie tradizioni le idealizzo, anche il mio passato lo idealizzo, ma anche un ipotetico presente in un universo parallelo in cui io non me ne sono andato dall'Italia lo idealizzo, e poi di tutto questo ne scrivo, perché adesso non mi ricordo più chi lo diceva, con cui sono d'accordo, in fondo tutti abbiamo una sola storia da raccontare, e quella storia è la nostra. Ecco, detto questo, non escludo che magari un giorno darò anche un salto al castigliano dal punto di vista letterario, ma comunque non per adesso. Riguardo ai nonni, invece, grazie per averli citati nella domanda, anche perché io ho perso la mia ultima nonna da poco, e per me era una figura fondamentale, per cui ho sentito il bisogno in qualche modo di scrivere qualcosa che la ricordasse, ecco. E anzi, vorrei approfittare dello spazio, di questo spazio, per ricordare anche un'altra persona a me cara, ossia il mio cugino Marco, che anche lui è scomparso da poco. E per concludere, infatti ci tenevo specialmente a ricordare o a far sapere che ogni singola parola di questo libro è dedicata proprio a lui. Grazie di cuore per il podcast e per avermi ascoltato. Un saluto a tutti e alla prossima.